Questo pomeriggio l'Ente Nazionale Scuola Centrale di Formazione, la CEFAL, la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche e il Centro Studi Fanin di Faenza hanno organizzato un convegno dal titolo Generazione 2020, accompagnare i giovani, durante il quale si è parlato di orientamento e formazione delle competenze. Oggi un incontro per parlare di giovani e futuro, ma anche di cosa? Del rapporto fra scuola, formazione professionale e mondo delle imprese, mondo delle istituzioni. Ecco, da questa alleanza che deve venire lo sforzo principale per la lotta alla dispersione scolastica e l'orientamento dei giovani verso un futuro di successo nella scuola, nello studio e nel mondo del lavoro. L'Emilia-Romagna è una regione che da questo punto di vista a livello nazionale ha delle ottime performance, è probabilmente la regione con la minor percentuale di dispersione scolastica. Ecco, però nonostante questo dobbiamo ancora fare un po' di strada per arrivare agli obiettivi dell'Unione Europea, che sono quelli entro il 2020 andare sotto il 10% della percentuale di dispersione scolastica. Per fare questo c'è bisogno della collaborazione di tutti. L'appuntamento di oggi è vedere le migliori esperienze che si sono svolte in Emilia-Romagna o in Italia e vedere per il futuro che cosa si può fare perché queste esperienze da un lato facciano scuola, dall'altro siano il punto di partenza per ulteriori nuovi sforzi gestiti insieme dal mondo della scuola, della formazione professionale e del territorio. Come pensate sia possibile trasmettere questi valori ai ragazzi? Beh, sicuramente con l'impegno che la scuola e la formazione professionale da un lato, il mondo del lavoro e le istituzioni locali dall'altro possono mettere in campo. Se i ragazzi vedono una comunità che insieme si fa carico della loro educazione, si fa carico del loro futuro, sicuramente è più facile chiedere ai ragazzi maggior impegno, è più facile chiedere alle imprese maggior collaborazione. In un momento come questo, sappiamo tutti, c'è una crisi economica molto forte. Però dalla formazione professionale sappiamo che uno su due al termine del percorso a lavorare ci va, quindi una strada positiva probabilmente è questa e va percorsa con il massimo sforzo da parte di tutti. Far vedere come la formazione sia importante tramite delle esperienze concrete, come nella giornata di oggi, è molto importante. Come CEFAL avete in mente altre iniziative di questo genere? Ma sicuramente a noi è nostro interesse diffondere le esperienze positive migliori in questo campo. Dal nostro punto di vista abbiamo sviluppato delle metodologie interessanti come l'impresa formativa, cioè portare non solo il ragazzo nell'impresa finito il corso, ma l'impresa dentro l'aula di formazione durante l'attività formativa. Ad esempio a Bologna abbiamo aperto un ristorante, un vero e proprio ristorante che a mezzogiorno apre e riceve i clienti. Clienti, eroga pasti, però durante la mattina e al pomeriggio svolge attività di formazione per i cuochi e per i camerieri. In questo modo i ragazzi da subito respirano il clima dell'impresa, il clima del mercato del lavoro. Francesca Diletta per Faenza Web TV.